Calciotto, siamo all'epilogo per Cottini Servizi Assicurativi e Alitalia, finale di ritorno, play out fra le due squadre. Ricordiamo il parziale dell'andata 2-0 per i ragazzi del presidente Stefano, sono chiamati alla grande impresa i Reds per tentare di rimontare questo difficile risultato, invece i ragazzi di casa per conservare il posto nella massima serie. I due capitani che si scambiano le dovute bocca al lupo sono Capitan Pratini per il Cottini Servizi Assicurativi e Lodi per l'Alitalia. Qui con me in sede di commento tecnico c'è Quirino Valentini, in camera Luca Barbon. Fumogeni dalla curva questa sera del TLF, tutti per il Cottini Servizi Assicurativi. Vedete il bianco e il verde volteggiare nel cielo, nonostante stasera la squadra del Capitano Pratini è in tenuta completamente nera. La solita tenuta invece per i ragazzi dell'Alitalia, pantaloncino, maglietta e calzettone rosso. Visibilità quasi ridotta a causa della coreografia dei tifosi del Cottini Servizi Assicurativi che, ripetiamo, si giocano la salvezza forti del 2-0 in casa dell'Alitalia con le reti segnate da Dorazio e Volpi. Tutto pronto, il direttore di gara chiama l'ok dei portieri, partiti per questo finale. In possesso palla il Cottini Servizi Assicurativi che ha battuto con Bussotti. Lungo il lancio sulla sinistra a cercare Volpi, l'inserimento. Bravi, la difesa dell'Alitalia a chiudersi e a ripartire. Pratini vince un contrasto in mezzo al campo, poi Dorazio prolunga ma non c'è nessun suo compagno. Lo stop elegantissimo di Lodi che alla cieca cerca il servizio sulla destra, pallone in fallo laterale. Valeriani sul punto di battuta, si fa vedere Volpi, lunga la difesa di Valeriani che restituisce il pallone all'Alitalia. Ripartono dalla difesa i ragazzi in maglia rossa, devono assolutamente condurre una partita molto offensiva, devono fare minimo due gol senza subirne per cercare di ribaltare il pesante passivo dell'andata. Ti chiamo subito in causa, Quirino, chiedendo secondo te quante speranze ha l'Alitalia di riuscire a rimontare lo 0-2 dell'andata. Relativamente alle speranze che avrà l'Italia Calcio, credo che tutto dipenderà innanzitutto da come approcciare la partita in questi primi minuti, considerando però il fatto che mancano i due giocatori più rappresentativi, vale a dire Masciangelo, il capitano, l'attaccante centrale, e Flores David Holmes, vale a dire la grandissima sorpresa della seconda parte di campionato, colui che ha segnato tantissimo nelle ultime nove partite, proprio ultime nove partite che sono state le uniche sue presenze in campionato. Ricordiamo che non ha potuto partecipare a questi play-out perché c'è bisogno di 10 presenze almeno nella stagione regolare per poterne far parte. Qui intanto il fallo in area subito dall'Alitalia con Rossi che aveva stoppato in due tempi il lungo rilancio di Galassi. Intervento del direttore di gara che sancisce il calcio di punizione, già pronto Calcalo sul punto di battuta. Primi tre minuti in questo primo tempo, sempre 0-0 fra Cottini Servizi Assicurativi e Alitalia in questa finale. Qui attenzione Lodi che spizza il pallone di testa, Galassi che blocca. Non era Lodi, scusate, si trattava di Novelli, numero 13. Bussotti che imposta per il Cottini. Si fa vedere Valeriani, preferisce il lungo lancio Bussotti a cercare Volpi che di testa mette in mezzo. Ottimo il servizio, ancora per Dorazio che manca l'appuntamento col pallone. Sarebbe stata un'ottima occasione a tu per tu con Calcaro. Rimessa laterale in favore dell'Alitalia, ma già molto pericoloso il Cottini Servizi Assicurativi, che è forte del vantaggio di giocare in casa e dei due gol con cui ha battuto l'Alitalia nella partita d'andata, può sicuramente stare per tranquillo. Qui è Volpi col destro vicinissimo al vantaggio. Seconda occasione in pochi secondi per il Cottini, che dopo il liscio di Dorazio trova quasi la segnatura con Volpi. Qui è Lodi contro Bussotti, ottimo lavoro del numero 9 dell'Alitalia, ma è molto presente il difensore Bussotti a cercare di togliergli il controllo della sfera. Ancora un contrasto vinto dal Cottini, partita molto maschia, Croce cerca di divincolarsi, ottimo il lavoro del numero 5 che serve Dorazio su
appunto del fallo laterale, bravissimo Dorazio a controllare la sfera, a cedere per Capitan Fratini, ancora Croce, sempre Dorazio, gioca bene il Cottini, Fratini a spazio, serve ancora Dorazio, chiama palla Valeriani sulla sinistra, lo prova a servire Dorazio con il suo sinistro molto educato, Rossi che controlla sulla tre quarti, contrastato da un calciatore dell'Alitalia, nessun intervento secondo il direttore di gara. E ora può ripartire la squadra in maglia rossa con l'ottimo inserimento sulla sinistra da parte di Ligios. Si porta però il pallone oltre la linea di fondo dove Galassi ha già battuto. Contrasto fra Rossi e Mainella per l'arbitro, tutto regolare, quindi Croce può manovrare in mezzo al campo. Pallone sul sinistro, cede per Volpi che prova a incunearsi, contrastato molto bene dal calciatore Novelli e ci sarà il calcio di punizione per eccesso di foga da parte di Volpi. Quirino, secondo te chi ha iniziato meglio il match? Cottini, servizi assicurativi, ha iniziato l'attacco come era presupposto aspettarsi, probabilmente vuole chiudere subito la partita, ma l'Italia in grossa difficoltà non riesce a superare l'attacco avversario e quando ci riesce la densità di centrocampo della Cottini servizi assicurativi è scavalcata solamente da lunghi lanci a cercare gli attaccanti della squadra del Russo che però per il momento hanno toccato veramente pochi palloni. Qui Lodi prova a incurearsi nella difesa del Cottini, ancora in possesso Lodi con il destro, lo scarica, bravissimo Croce ad immolarsi, sarebbe stato molto pericolosa la conclusione del capitano dell'Alitalia, ora è Bussotti a rilanciare, Volpi non riesce a raggiungere il pallone, momento positivo per l'Alitalia che prova il lancione, Fratini ben appostato, cede per Croce, adesso per Dorazio che supera il centrocampo, se la mette sul sinistro, in contrasto Barillaro, bravo Dorazio a ripartire da Fratini che controlla in due tempi, cede a Croce, c'è Valeriani, tutto solo sulla sinistra, servito in questo momento, pallone sul mancino, cross in mezzo e di testa quasi riesce nel tapin vincente Volpi. Vicinissimo al vantaggio il Cottini servizi assicurativi con il colpo di testa di Volpi, uno dei più positivi anche nella gara d'andata, riesce sempre a incunearsi fra le maglie rosse con i suoi inserimenti costanti, un giocatore veramente interessante. Qui c'è Barillaro che controlla sulla tre quarti, cede sulla destra per Novelli che prova a passare in mezzo a due calciatori del Cottini, contrasto energico in mezzo al campo, cade Volpi che chiede l'intervento del direttore di gara, ma la rimessa è per il Cottini che controlla con Croce, Dorazio, Fratini sbaglia l'appoggio per Valeriani, c'era il pressing da parte di Lodi che chiede palla, servito e ancora il passaggio per Novelli, fa buona guardia a Bussotti che lascia andare la sfera oltre la linea di fondo per la rimessa di Galassi. Quirino, l'Italia ha tolto un pochino, come si dice, la testa dalla sabbia e sta provando a rendersi pericolosa. Sì, questi ultimi minuti abbiamo visto l'Italia cercare di salire, di superare qualche vecchia avversaria per riuscire a creare qualche difficoltà alla porta di Pietra Galassi. Dire che per il momento mi sembra che il Cottini servizi assicurativi stia mantenendo il controllo della gara e che comunque stia mettendo in campo una prestazione molto solida. Qui è Calcaro che ha bloccato il tentativo da parte di Dorazio con il lob, Fratini, bravissimo a spazzare il pallone che Dorazio controlla magnificamente, palla sul sinistro, può anche calciare, prova un servizio per l'inserimento di Volpi, anche se poteva anche essere considerato un tentativo di lob del numero 9 del Cottini, fatto sta che il pallone si perde sul fondo e Calcaro ha già rimesso. Servizio sulla destra, controlla molto bene Cirilli. La rimessa è per l'Alitalia con Mainella, come siamo giunti quasi al decimo minuto di questo primo tempo, ancora 0-0 fra Cottini, servizi assicurativi e Alitalia. Con questo parziale il Cottini rimarrebbe in Serie A e a scendere in A2 sarebbe l'Alitalia calcio. Manovra ancora in mezzo al campo Dorazio, ha molto abbassato il suo raggio d'azione rispetto alle prestazioni normali. Sta facendo più che altro molto lavoro sull'esterno rispetto alla punta. Qui ottimo il lavoro ed il mancino da parte di Volpi che però ha controllato con un braccio secondo il direttore di gara. Calcio di punizione per l'Alitalia, non è d'accordo Volpi, ma ha già battuto Taroni. Lungo rilancio ancora preda del centrocampo al Cottini che con Croce manovra bene, ancora Dorazio che può distendersi, palla sul mancino,
serve per l'inserimento Volpi, ma è bravissimo Calcaro in uscita, che ha già fatto ripartire l'Italia. Non riesce a sfruttare però velocemente il contropiede. Adesso ci prova Manella con tutta la sua velocità. Il cross in mezzo, Fratini spassa come può, ma riparte bene il Cottini. Croce ancora d'Orazio, partita molto divertente, nonostante ancora si stia fermi sullo 0-0. Volpi prova la cannonata, rimbalza su un calciatore dell'Italia. Sarà calcio d'angolo in favore del Cottini. Lo stesso Volpi si incarica della battuta. Chiede palla Valeriani fuori, è proprio il servizio per lui, il mancino al volo, ottimo il tentativo, meno l'esecuzione. Calcaro deve recuperare il pallone che è finito oltre la rete. Volevo chiederti, Corino, secondo te quale tra le assenze pesa di più, quella di Di Vittorio, ricordiamo capocannoniere del Cottini con 13 reti, o quella di Masciangelo per l'Alitalia, che è un po' il faro della squadra in maglia rossa? Di Vittorio non gioca, vale a dire da qualche mese, nei conti di servizi assicurativi ha inanellato 7 sconfitte consecutive prima di vincere le ultime due, anche se l'ultima con il Monza a tavolino, e in sostanza questa squadra è passata nell'ultima parte della stagione da un potenziale playoff a addirittura disputare un playout, cosa che non era assolutamente nelle aspettative di Fratini e compagni all'inizio di questa stagione. Per quanto riguarda invece l'Italia, vuol dire che comunque Masciangelo è uno giocatore che riesce a dare profondità alla squadra, a garantire alle aree una buona dose di inserimenti che sicuramente non basta mai per creare azioni offensive molto importanti e pericolose. Sempre prezioso il tuo commento tecnico, Quirino. Intanto Fratini che riparte per il Cottini di servizi assicurativi. D'Orazio vede l'inserimento di Valeriani, lo serve, ma è bravissimo Volpi a intercettare la sfera e a subire un fallo da parte di Ligios, che verrà ammonito dal direttore di gara. Resta a terra dolorante Volpi. Il ritardo Ligios, che dice di essere scivolato, ma è cartellino giallo. Che parata dell'estremo difensore dell'Alitalia, che tiene i suoi in partita. Fortissima la conclusione di D'Orazio, anche se sul palo del portiere, che comunque si è esibito in una parata di puro istinto. D'Orazio, Valeriani, tenta di ripartire con il tacco l'Alitalia, ma è bravo Valeriani a fare buona guardia e a rimettere subito per Croce, che ha spazio per impostare, appoggia subito saggiamente per D'Orazio, che gira ancora per Valeriani, palla sul sinistro, in mezzo per il solito Volpi che gioca molto fra le linee, scusate, è Rossi che è appena entrato, prova il destro, non lontano dal palo di Calcaro. Studia il piazzamento dei suoi compagni prima di rinviare Calcaro e va dai suoi difensori. Mainella, pallone allargato sulla destra per Cirilli, che serve sul lato opposto Taroni, chiede palla a Barillaro in mezzo, preferisce addirittura andare alla conclusione che Bussotti respinge. Il pallone poi che giunge tra i piedi di Simone Zampetti, che appoggia per Galassi. Estremo difensore del Cottini che ancora non ha compiuto nessun intervento quest'oggi. Rimessa in favore dell'Alitalia, battuta da Mainella. Lodi tenta di girarsi, carica il sinistro. Brava la difesa del Cottini a chiudersi, ma ancora possesso per l'Alitalia e il sinistro di Ligios. Ed è chiamato al primo intervento della sua partita Galassi. Cross in mezzo, Lodi sul secondo palo! Pallone che taglia tutta la porta e finisce fuori, ma c'era stato un fischio probabilmente dell'arbitro. Quindi sarà rimessa da fondo per il Cottini. Probabilmente aveva visto qualcosa il direttore di gara. Fatto sta che Lodi è andato vicinissimo al vantaggio per l'Alitalia con un bel destro al volo che ha tagliato tutta la porta, ma la sfera non è entrata, quindi può ripartire il Cottini con D'Orazio che fa un ottimo lavoro di sponda con il tacco per l'inserimento di Zampetti che può crossare con il destro, arriva in questo momento la respinta della difesa dell'Alitalia. Quirino, nonostante lo 0-0 è una partita molto viva. Sì, una partita molto viva con i due portieri Galassi e Calcaro che in questi ultimi minuti sono stati chiamati a due interventi importantissimi, il portiere dell'Alitalia sul calcio in direzione di D'Orazio e dall'altra parte Galassi sul tentativo col sinistro anche il Ligios. Vediamo adesso gli sviluppi di questo calcio d'angolo sulla destra. Battuto in questo momento con D'Orazio che voleva concludere.
destro da posizione centrale, ma piuttosto distante Barillaro, mandando la sfera fuori dallo stadio, direzione ferrovia. Vedremo, arrivato adesso il pallone di riserva che verrà consegnato a Galassi per la rimessa. Rimessa di Galassi per Zampetti. C'è Croce solo, servito in questo momento il cervello del centrocampo del Cottini. Manovra all'indietro per Galassi, che appoggia ancora per Zampetti. Non ha molto spazio, preferisce un servizio ottimo per Rossi, che si è infilato tra le linee dell'Alitalia. Problematico però il suo controllo, ma secondo il direttore di gara ha subito un'irregolarità da parte di Taroni. Sarà calcio di punizione in favore del Cottini. Posizione molto centrale, distanza abbastanza importante, siamo 3 metri dopo la mezzaluna di centrocampo. Sul punto di battuta Volpi e Rossi, no, Dorazio, vediamo chi dei due. Questa posizione è sicuramente più comoda per un mancino, probabilmente andrà ancora Dorazio, che ha il piede caldo. Prima solo un grande intervento di Calcaro gli ha negato la gioia dell'1-0. Sistema ancora la barriera all'estremo difensore dell'Alitalia. 3 uomini schierati. Fischio dell'arbitro. Parte Dorazio e la sfera finisce alta sopra la porta difesa da Calcaro. Rimessa dal fondo, ancora Calcaro. Sulla sinistra per Taroni. Il sinistro in mezzo a cercare una spizzata di un suo compagno che arriva, ma la sfera si perde sul fondo. Galassi potrà battere questa rimessa. L'ha fatto appoggiando per Valeriani, che col mancino va lungo a cercare Rossi. Sovravanzato dal colpo di testa del calciatore dell'Italia. 1-2 qui fra Volpi e ancora uno super intervento di Calcaro sul tentativo di 1-2 del Cottini fra Rossi e Dorazio. Ancora può ripartire l'Alitalia, ma quanto rischia? Cioè, minimo secondo o terzo intervento super del portiere in maglia grigia, che sta tenendo fermo lo 0-0. Qui è Lodi che appoggia sulla sinistra, ancora in mezzo al tentativo di 1-2, bravissimo Bussotti che ha capito tutto e fa ripartire il Cottini con Rossi che converge, mette in mezzo, ottima azione per Dorazio all'uscita di Calcaro. Fischia l'arbitro, calcio di punizione in favore del Cottini. Non ha dato il vantaggio il direttore di gara. Trattenuta su Rossi nel tentativo di girata precedente. Era bella l'azione del Cottini con Rossi che si era girato, aveva servito in un secondo l'inserimento di Dorazio, ma evidentemente è stato trattenuto e l'arbitro ha ritenuto opportuno fischiare questo calcio di punizione che verrà calciato da Volpi. 2 uomini in area per il Cottini, si tratta di Rossi e Dorazio. Vediamo se opterà per un cross in mezzo Volpi o per una conclusione, anche se la posizione è abbastanza complicata per un tiro diretto. Ma si sa che il piede di Volpi può tutto. Invece non va Volpi, ma va col mancino! Per il vantaggio del Cottini con Valeriani, 1-0 e la Serie A per gli uomini di Staibano è sempre più vicina. Un po' di Valeriani che ha sorpreso letteralmente la difesa dell'Alitalia, la barriera, il portiere, che probabilmente non si sono compresi, c'è stata questa incomprensione che ha favorito questo vantaggio del Cottini Servizi Assicurativi, che adesso ha un grandissimo vantaggio, vale a dire la possibilità di poter contare su 3 gol di scarto, quindi l'Alitalia dovrà vincere almeno 4-3, o meglio con 4 gol di scarto, anche perché considerando il fatto che nel caso si arrivasse a pari merito in termini di reti realizzate, passerebbe comunque la squadra miglior piazzata in classifica, quindi a questo punto la squadra dell'Alitalia in grande difficoltà e soprattutto partita tutta in salita. Valeriani ha sbloccato il risultato, stavolta Calcaro nulla ha potuto sulla forza del calcio di punizione del numero 4 del Cottini, probabilmente ingannato anche da un uomo in barriera, l'ha vista all'ultimo, l'estremo difensore dell'Alitalia nulla ha potuto, qui è Rossi che cerca l'1-2 con Volpi, ma riparte velocissima l'Alitalia che ormai non ha nulla da perdere.
deve esclusivamente concentrarsi nella fase offensiva. Ci sono tre gol da recuperare, considerata l'andata. Qui ancora a centrocampo lotta d'Orazio, viene messo giù da Taroni. Valeriani appoggia sulla sinistra per Volpi, che ha spazio. Il servizio cercato per D'Orazio, ma si è chiusa bene la difesa dell'Alitalia, che riparte con Lodi, che stavolta si è spostato sulla sinistra. Enorme il lavoro del centravanti dei Rossi, che si accentra. Il destro rimpallato in calcio d'angolo, era pericolosa la conclusione del numero 9 dell'Alitalia, che può usufruire di questo tiro dal corner. Cross in mezzo, Galassi in tuffo, allontana, ancora una possibilità per l'Alitalia, che appoggia stavolta indietro per Taroni, che è anticipato però dall'ottimo recupero di Croce. Ora spazio D'Orazio, Rossi sulla destra, viene servito in questo momento, Volpi si è inserito, Rossi col destro, e ancora Calcaro con un super intervento. Rimessa laterale ancora per Cottini, Croce che manovra in mezzo al campo, appoggia per Zampetti, Croce se la sposta sul sinistro, la forza di avere due piedi per il regista del Cottini, per D'Orazio che appoggia per Volpi, ha spazio, se la porta sul destro, ancora Calcaro che smanaccia, poi D'Orazio col mancino, lo esplode Calcaro, cosa ha preso? Incredibile, ancora l'Alitalia che si salva e poi subisce probabilmente un fallo, non secondo il direttore di gara, si continua, Lodi che manovra, si gira, può andare verso la porta di Galassi. Il pallone è servito per il pareggio di Novelli, 1-1 in contropiede. Il Cottini è infuriato perché c'era un calcio di punizione secondo loro, ma ciò che conta per l'Alitalia è che Novelli ha realizzato il pareggio, l'Alitalia è ancora viva. Sì, un pareggio che l'Alitalia probabilmente meritava, vista la grande capacità della squadra ospite di sfruttare i contropiedi. Comunque per il momento la partita che ci aspettavamo, il Cottini ha il possesso palla esattamente in mano, i giocatori riescono comunque a dettare i tempi del match, alta l'intensità, l'Italia cerca in qualche modo di riuscire con qualche contropiede a superare la metà campo avversaria e a creare pericoli. Questa volta è stata la volta buona perché Novelli con una grande conclusione è riuscito a trovare il pareggio, ma comunque partita ancora tutta in salita per la squadra. Qui ancora una conclusione con il sinistro da parte di Novelli, ci ha preso gusto. Dopo il gol del pareggio ha tentato un altro tiro dalla distanza, stavolta Galassi ha detto di no, bloccando. Nessun problema per l'estremo difensore del Cottini che dopo aver subito il gol ha strigliato i suoi. Volpi, Valeriani, col mancino ha servito Zampetti. Cerca l'1-2 con D'Orazio. Non si conclude, ma la sfera ancora per D'Orazio, adesso la dà ancora Zampetti, tre uomini del Cottini in area, Zampetti ritarda il cross, lo effettua adesso, Volpi un controllo problematico, poi è bravissimo a servire Napolitano, ancora Volpi il destro, a giro, alto di poco. Primo time out per noi di questo primo tempo. Si riprende con... Non si riprende perché dopo il time out il pallone è fra le braccia di Calcaro. Due minuti di recupero indicati dal direttore di gara. Cross in mezzo, Bussotti che allontana di testa. Manca davvero poco alla fine di questo primo tempo. Molto vivo tra le due squadre. Qui c'è un calcio di punizione. Rossi che subisce il fallo da Mainella, sul punto di battuta Volpi, Lodi si lamenta per la concessione di questo calcio di punizione, chiede all'arbitro più equità, ma qui Volpi può andare, appoggia per Valeriani che non si era accorto del servizio, può esplodere il sinistro, lo esplode e quasi Rossi riesce ad intromettersi sulla traiettoria, ma il tiro finisce fuori e Calcaro già ha servito Cirilli che cerca il pallone lungo per Lodi che dice di essere stato trattenuto da Bussotti, ma blocca Galassi che ha già servito Zampetti, Croce, Zampetti lungo il lancio, buca l'intervento pericolosamente Taroni, per fortuna sua che Calcaro era ben appostato. Rossi non si è accorto di questo errore, sarebbe stato veramente capitale forse per l'Alitalia che adesso controlla e tenta la conclusione con Cirilli, nessun problema per Galassi che ha già servito Zampetti.
calcio. Dorazio non aggancia, ma c'è Volpi dietro di lui, pronto a bloccare la sfera. Subisce un calcetto da parte di un calciatore dell'Alitalia, infuriato per questo fischio del direttore di gara. Volpi sul punto di battuta, furioso il giocatore dell'Alitalia, anche Lodi da capitano può protestare. Questa può essere un'ottima chance per il Cottini, prima che si chiuda il primo tempo. Volpi e Dorazio sul punto di battuta, distanza importante, tre uomini in barriera ordinati da Calcaro, grande mucchio davanti a lui, fischio dell'arbitro. Fischia ancora il direttore di gara, probabilmente non si è pronti. Adesso lo è Volpi con il destro, prende in pieno Lodi in barriera, poi il rinvio un po' sbilenco della difesa dell'Alitalia, può approfittarne Zampetti che serve, croce in mezzo, Dorazio! Dorazio all'ultimo respiro del primo tempo, 2-1 Cottini, tutta la squadra in campo a festeggiare come se fosse già una vittoria annunciata, ma che bella azione! Il vantaggio a questo punto del Cottini rende difficilissima la possibilità per l'Alitalia di qualificarsi e quindi di stare in Serie A. 2-1, l'Alitalia avrebbe bisogno di vincere con 3 gol di scarto, è veramente complicato adesso, vedremo quale sarà la reazione della squadra ospite, ma comunque questo gol di Dorazio proprio alla fine del primo tempo, noi possiamo dire che mette forse una pietra tombale su questa partita e sulla permanenza del Cottini in Serie A. Fine primo tempo qui al DLF, Cottini in vantaggio, 2-1 allo scadere di Dorazio, e qui c'è il giallo per Lodi che continua a protestare con il direttore di gara, tensione altissima in campo, ma i primi 25 minuti finiscono in vantaggio per gli uomini di Staibano. Inizio della ripresa qui al DLF, ricordiamo che in questo momento il Cottini è in vantaggio per 2-1 e rimarrebbe quindi in Serie A. Forte anche del punteggio della gara di andata, finita 2-0 per i ragazzi di Staibano allo Sport City proprio una settimana fa. Lunga rimessa di Zampetti, Rossi cerca di partire, non fischia il direttore di gara, scusate, era Romozzi. Taroni forse aveva trattenuto Romozzi, non secondo il direttore di gara. Croce si scontra con Valeriani, riesce a recuperare la palla all'Alitalia che subisce un calcio di punizione. Capannello di uomini, qualche scintilla fra Ligios e Zampetti. Ma l'occasione è propizia, è partita con grande, grande spirito di rivalsa la squadra in maglia rossa in questa ripresa. Sa che saranno 25 minuti di fuoco. L'impresa è difficile, non impossibile, lo sanno i giocatori ospiti, ma devono partire forte e giocare un tempo di grandissima intensità. Qui c'è un calcio di punizione pericoloso. Lodi invece parte con il destro, Cirilli, e la palla bloccata, ma alla fine l'Alitalia riesce nel pareggio dopo una carambola pazzesca. Il 2-2 che riaccende le speranze della squadra in maglia rossa, incredibile al DLF. Subito il pareggio immediato dell'Alitalia, ti chiedo Quirino se te lo aspettavi. No, è stato un due pari rocambolesco, segnato con questo colpo di testa dopo una ribattuta della difesa sul calcio di punizione violentissimo, soprattutto all'Alitalia. Adesso vedremo quale sarà l'atteggiamento della squadra ospite che ormai non ha nulla da perdere. Deve cercare di attaccare e arrivare a questo benedetto vantaggio con 3 gol di scarto che consentirebbe appunto agli uomini di maglia rossa di restare in Serie A. Il Cottini sarebbe per i Cottini ovviamente una grande distesa, perché passare dalla 2-1 addirittura con una sconfitta tale, se accadesse, significherebbe oltre a retrocedere anche molto a livello morale, molto difficile da recuperare. Qui il calcio d'angolo per l'Alitalia, ci aspettano 23 minuti di fuoco qui al DLF, ancora il pallone per i ragazzi in maglia rossa, il mancino provato da Cirilli, il pallone finisce sull'esterno della rete, ma non molla la squadra ospite, veramente grandissimo
primo cuore da parte dell'Alitalia. Qui è Volpi in contrasto con Mainella. Vince il contrasto Volpi, che prova a girarsi. Cade, ma nessun scontro irregolare, secondo il direttore di gara. Lodi, che controlla la sfera, si gira. Lo marca Valeriani, poi cade. Calcio di punizione, secondo il direttore di gara. Protesta Valeriani. Lodi ha questo modo di giocare molto di sponda. Viene ammonito il numero 4 del Cottini per proteste. Ancora un calcio di punizione in favore dell'Alitalia. Cresce la tensione qui al DLF. Dopo il pareggio dell'Alitalia, il Cottini sta subendo forse un pochino dal punto di vista psicologico, ma ricordiamo che è ancora forte di un importante vantaggio, visto il 2-0 dell'andata. Anche se pareggia 2-2 in casa, l'Italia deve segnare altri due gol. Parte con il destro e Galassi, in un super intervento, dice no. Croce prova ad avanzare, nessun fallo stavolta per il direttore di gara. In mezzo al campo prova a ragionare Romozzi, pallone per Bussotti, che lo serve molto bene per Volpi, che prova ad incunearsi il sinistro in mezzo e Calcaro blocca senza problemi. Cirilli appoggia per Taroni. Lungo il lancio a cercare Lodi, che si fa trovare. Stop col petto elegantissimo di Lodi contro Bussotti. Contrasto tra i due calciatori. Spera che finisce in fallo laterale. Taroni tenta il tentativo Spilenco con il destro. Novelli è un mancino e si è visto, pallone addirittura che termina in fallo laterale, dove Valeriani è già pronto per la rimessa. Romozzi, lungo rilancio di Bussotti. Stasera il pallone è già la terza volta che finisce fuori dal campo. Rimessa laterale in favore dell'Alitalia, battuta in questo momento. Lungo ancora il lancio a cercare Lodi, bravo Bussotti a fare buona guardia, a mettere il pallone in fallo laterale. Mainella con le mani, bravo Volpi in fase di rottura. Ancora Mainella con la rimessa a cercare Lodi, e stavolta è Valeriani a mettere il pallone in fallo laterale. Vediamo se userà questa rimessa come un cross dall'Italia. Lo fa così Lodi, il pallone che sfugge alla difesa del Cottini, ma c'è un calcio di punizione ravvisato dall'arbitro in area. Galassi può tranquillamente rinviare. Lungo il rilancio dell'estremo difensore del Cottini, qui c'è un calcio di punizione secondo il direttore di gara. Romozzi ha spinto un difensore dell'Alitalia, che può usufruire di questo calcio di punizione. Quando sono passati 5 minuti, 6 di questa ripresa, il risultato è sul 2-2. Galassi con le mani. Volpi si invola, cerca di servire Romozzi, era scattato molto bene anche D'Orazio. Bravissima la difesa dell'Alitalia. Ancora però il possesso per i Cottini con Croce. Ottimo, con molta calma a non perdere il pallone. Zampetti in possesso, supera, no, non supera la linea di metà campo, preferisce servire indietro per Croce, che ha appoggiato sulla sinistra. Ora D'Orazio per Volpi, il servizio per Romozzi, che non si intende con il compagno. Nessun problema per Calcaro, che ha già il pallone fra le braccia, pronto a servirlo per Mainella. Ligios manovra in mezzo al campo, un motorino, il numero 4 dell'Italia. Stavolta però si allunga troppo la sfera e Valeriani con calma serve Zampetti. Ha spazio Zampetti per poter offendere. Va tentando un dribbling molto pericoloso, perde il pallone. Cirilli ha spazio, pallone sul sinistro, il cross in mezzo, non esce Galassi. Non preciso il cross di Cirilli, pallone sul fondo. Quirino, che partita ti aspetti da qui alla fine? Mi aspetto una partita molto tesa, con una intensità elevatissima.
questa partita è con come ti abbiamo detto il gol di scatto, però dopo una prima parte, una primissima parte di questo secondo tempo dove la squadra in completo rosso ha giocato molto bene, si può anche a pareggiare, mi sembra che così stia salendo di ritmo e sicuramente di qui scusa ti rubo la linea perché Lodi aveva servito bene il suo compagno ma il pallone è uscito, continua pure il tuo pensiero. Sì, stavo dicendo che dopo i primi 5-6 minuti dove l'Italia dopo aver raggiunto il pareggio era anche riuscita a creare moltissime occasioni e tantissimi pericoli alla porta dei Galassi, mi sembra che il Cotini abbia ripreso un po' in mano la redditività del gioco, vedremo quale sarà il risultato alla fine del match. Qui c'è una rimessa laterale in favore del Cotini, servizi assicurativi, se ne incarica Zampetti con le mani. Lunga rimessa a cercare lo scatto di Volpi. In contrasto con Mainella, il pallone si perde sul fondo, ottima la guardia da parte del difensore dell'Alitalia, molto agile Mainella. Taroni a cercare Lodi che aggancia un pallone difficile, lo mette in mezzo, il pallone che giunge su Taroni che mette questo pallone al centro, altra azione pericolosa per l'Alitalia. Galassi con le mani. Può servire Zampetti, preferisce andare lungo a cercare e a quasi trovare l'affondo di Romozzi, che sbaglia però qui l'Alitalia a uscire. Dorazio serve per Romozzi sulla destra, ancora va sul fondo Romozzi, il destro e calcano con i pugni, ma la palla è ancora per il Cotini con Dorazio che ha servito ancora Romozzi, non c'è spazio ma c'è Zampetti pronto a recuperare, può metterla in mezzo, preferisce andare sul fondo, il cross in mezzo è debole, nessun problema per Calcaro. Appoggia per Taroni, a spazio Mainella, il lob la chiama Galassi che non riesce a bloccarla, poi la calcia lontanissima verso la porta di Calcaro, rimessa dal fondo, Taroni, Cirilli, col sinistro, intercettato il passaggio da parte di Dorazio che sta veramente compiendo un ottimo lavoro anche a fase difensiva, qui è Lodi che si incunea e prova il destro, chiuso da Bussotti, ma ancora Ligios, 1-2 con il compagno, Ligios che si incunea, il mancino fuori. Galassi pronto alla rimessa. Ti chiedo Curino, qual è il giocatore che ti sta sorprendendo favorevolmente di entrambe le squadre o chi ti sta deludendo? Angelo, anche se ovviamente il numero 11 della squadra ospite avrebbe potuto essere molto utile, bisogna dire tantissimo movimento da parte del numero 9 e crea spazi per l'inserimento dei centrocampisti, mentre chi delude, devo dire, dall'altra parte un po' tutta la squadra in generale, tutti che ha affrontato questo secondo tempo, un po' sottotono, probabilmente sente già di avere buttato il pugno e non ha più tantissime motivazioni per giocare al meglio in questa seconda parte di gara. Qui Romozzi che appoggia per Volpi, uno contro uno, Volpi scarica il destro, respinge la difesa, poi croce con eleganza sulla sinistra per Valeriani, ancora per l'inserimento di Volpi, ne ha tre intorno, forse un tocco ma scarica per Valeriani, ancora in mezzo, ci sono solo i ragazzi dell'Alitalia, ma Zampetti, adesso è il Cotini in un momento buono del match, Zampetti si porta sul fondo, ferma la sua corsa, non crossa e guadagna intelligentemente una rimessa in zona d'attacco. Dorazio in zona, servito in questo momento, stoppa col sinistro, si accentra, il mancino, è un passaggio a Calcaro, che ha già servito la sua difesa, Barillaro, appoggia sulla destra, sbagliato il passaggio in orizzontale di Barillaro, poteva ripartire meglio il Cottini, che qui con Valeriani quasi si suicida, cercava di colpire un avversario, invece il pallone non ha subito deviazioni ed è calcio d'angolo regalato questo all'Italia. Non si possono concedere queste chance. Cross in mezzo, Lodi anticipato da un ottimo Bussotti questa sera. Ed il pallone per la quarta volta finisce fuori dallo stadio. Penso sia un record per la Lega Calcio 8. Ancora un corner per gli ospiti. Cross in mezzo,
Zampetti bravissimo di testa ad allontanare, non era facile. Cirilli, il solito Lodi in mezzo a due, che appoggia ancora per Cirilli, in mezzo, il sinistro è Galassi, Bussotti a respingere, ma deve stare attento il Cotini che adesso in contropiede con Romozzi, il destro! Romozzi, 3-2 Cottini, un tocco dolcissimo come il sogno dolce che può valere la Serie A, questo tocco di destro di Romozzi, Cottini in vantaggio adesso per l'Italia, è durissima. Adesso addirittura prova direttamente la conclusione l'Italia quando mancano più o meno 10 minuti al termine di questa finale play out che il Cottini deve solo gestire a questo punto, perché passate in vantaggio per 3-2. Quirino, un commento sul gol di Romozzi. Un gol veramente straordinario che francamente non ci aspettavamo, perché un punto che è improvviso, guidato straordinariamente dal giocatore del Cottini, che alla fine ha concluso con un pallonetto, per dire che però l'Italia ancora si può trovare in quell'occasione, anche se poi si è fatta trovare scoperta, mentre comunque ragioniamo su le due altre partite che si stanno giocando, o meglio, due altre partite di cui abbiamo risultati, il Furboletta sta vincendo per 3-1 per Palermo, un risultato che comunque non garantisce alla squadra di casa il passaggio, e De Angelis si sta battendo, secondo secondo le informazioni che mi arrivo, per 2-1 di Stagetto, col gol De Angelis passerebbe, quindi partita veramente tiratissima, l'altro play-out che si sta trovando questa sera. Grazie Curino di questi aggiornamenti per Fanner. Ricordiamo anche il punteggio della Roma che si salva battendo 4-2 il Toni Ponzi. Qui intanto il calcio per il Cottini che si incastra, ma che punizione ha tirato! Volpi sotto la traversa, un capolavoro, scusate non è Volpi a croce, ma ciò che conta è che il Cottini batte per 4-2 l'Alitalia, in questo momento è più che salva. Quirino, due gol pazzeschi per sentenziare il 3-4-2 del Cottini. Sì, due gol in rapida successione che a questo punto mettono a trovare sulla partita. Il Cottini, a meno di un clamoroso ripassone di mare in Serie A, per l'Italia ci si è perso la possessione, anche se bisogna dire che hanno lottato veramente alla grande tutti i giocatori in completo rosso. Vedremo poi il finale di questo match se l'Italia cercherà comunque di giocare per favore. Una punizione perfetta di croce che addirittura si incastra nel palo dentro la porta, per quanta perfezione aveva assunto la traiettoria. Qui è Barillaro per l'Alitalia che prova il destro, non c'è stata deviazione, Galassi in tuffo, ma non c'è bisogno perché il pallone è finito fuori. Zampetti, dribbling a rientrare, grande freddezza, Bussotti autore di una partita pazzesca, Romozzi, si gira Romozzi ma è braccato dal centrocampista dell'Italia, ma blocca comunque Romozzi che può servire Dorazio, tutto solo Dorazio, davanti a Calcaro lo smarca, Dorazio ancora, vuole fare tutto da solo e alla fine si realizza il 5-2 per il Cottini, adesso sì che è finita, il Cottini mantiene la Serie A, l'Alitalia invece retrocederà in Serie A2 a meno di clamorosi ribaltoni, ma veramente dovrebbe segnare 7 gol la squadra in maglia rossa, è impossibile. Sì, un gol veramente straordinario ancora di Dorazio dopo due bellissimi che abbiamo visto, quello di Romozzi e di Croce, a questo punto la partita per quanto riguarda il risultato è sicuramente finita perché il Cottini si è guadagnato meritatamente la permanenza in Serie A, vedremo comunque gli ultimi due minuti del West tutti dedicati al calcio spettacolo, squadre lunghe, vediamo la situazione che sta portando avanti il Cottini. Qui a Romozzi ancora con un gioco con la suola, Barillaro lo contrasta, Romozzi sulla linea di fondo, vediamo che decide l'arbitro tra calcio d'angolo per il Cottini. Battuta ancora, croce in mezzo, deviazione ed ancora un calcio d'angolo in favore della squadra di casa. Croce, Volpi qui subisce il fallo proprio dal punto in cui il suo compagno Croce aveva realizzato la pazzesca punizione.
4-2. Zampetti a spazio, prova la conclusione, finisce fuori. C'è stata una deviazione, quindi sarà calcio d'angolo in favore del Cottini. Sul punto di battuta, Croce, Zampetti fuori dall'area, può provare il destro, la colpisce male, Lodi, ottimo ancora il suo lavoro, è l'ultimo ad arrendersi, il capitano dell'Alitalia. Inserimento di Ligios, prova il destro, bravo Bussotti ancora, ma non è finita l'azione perché Taroni prende una traversa incredibile con una conclusione pazzesca, non ci sarebbe stato nulla da fare per Galassi. Orazio, il lob a cercare Croce che recupera, Romozzi a spazio, il dribbling, bravo questa volta Cirilli a non farsi ingannare e a scendere col suo sinistro, cerca il servizio per Lodi che probabilmente nell'allungo si è fatto male, si tocca la coscia il numero 9 dell'Alitalia quando Galassi ha già rinviato per Romozzi. Croce, uno dei migliori. Fratini che è rientrato in campo con calma olimpica, appoggia per Romozzi. Zampetti, Dorazio, ancora Zampetti sulla destra, Croce, ottimo l'aggancio, destro sinistro, non fa differenza per lui. Zampetti che si è inserito, buon gioco da parte del Cottini che sta cercando di tenere il pallone più lontano possibile dalla propria area di rigore, anche delle chance dell'Alitalia ormai sono ridotte a meno del lumicino. Fratini con la testa, Zampetti anche da terra con la testa per Galassi, un po' di accademia ora per il Cottini, servizi assicurativi. Zampetti, cori per Fratini qui al DLF. Dribbling qui di Fratini, Romozzi, ancora Fratini in mezzo all'area, sta per essere servito. Vuole cercare anche la gloria al capitano del Cottini dopo una stagione incredibile dal punto di vista emotivo. Qui Bussotti, ottimo lavoro su Lodi, fischia l'arbitro, calcio di punizione è per l'Alitalia. Qui noi ci avviciniamo verso la fine, se ormai l'Alitalia appare dal punto di vista psicologico aver mollato, secondo te nel doppio turno alla fine è una qualificazione guadagnata con merito quella del Cottini? Sì, una qualificazione guadagnata con merito da parte del Cottini, anche perché non siamo di un vittorio, nonostante comunque forse nel doppio turno di giocatori che... Intanto scusate, arriva il tapin vincente di Lodi per il 5-3, lo meritava questo gol il capitano dell'Alitalia dopo gli sforzi in campo. Sì, stavo dicendo che il Cottini ha meritato sicuramente nel match di andata la vittoria, che ha anche poi comunque come è importante la scuola che ha in campo, la qualificazione, d'altra parte l'Alitalia ha sicuramente sofferto più del Cottini di assenze, quelle di cuore, sempre di Marcelangelo. Oggi 5-3 per il momento, attendiamoci con tutti i minuti di divertimento, intanto c'è un fallo al limite dell'area. Qui un altro fallo su Lodi ed il giallo per Zampetti. Ultime emozioni qui al DLF con un'Alitalia che sta salvando l'onore, ha siglato il 5-3 con Capitan Lodi, adesso può usufruire di un importante calcio di punizione dal limite. Molti uomini sul punto di battuta, sembra voler andare Taroni, si allontana Lodi. Andrà sicuramente Taroni, barriera 4 per il Cottini. Parte Taroni col destro, conclusione alta. Deviazione, calcio d'angolo. Va Lodi, che serve Cirilli. Fratini che con un velo lascia scorrere il pallone. La rimessa è per Galassi, che ha appoggiato per Zampetti. Tre intorno a lui, sbaglia Zampetti, bravissimo Taroni a recuperare e col destro invece di servire Lodi in mezzo prende l'esterno della rete. Qui è mancata un po' di lucidità al numero 6 dell'Alitalia, la soluzione più logica era quella di servire il suo capitano in mezzo, sicuramente un po' di stanchezza. Dorazio,
per Mainella, lungo lancio, Galassi stoppa coi piedi, non ha nessuna fretta di rinviare, appoggia per Zampetti, lungo lancio di Zampetti, ancora un errore del numero 11, qui Taroni può provare la conclusione, rimpallata da Bussotti, Zampetti, terzo errore consecutivo del numero 11, deve addirittura intervenire Galassi ad allontanare con i piedi, si infuria con i suoi, giustamente, l'estremo difensore del Cottini. Calcio di punizione qui per l'Alitalia, calcio subito dal numero 3, chiede scusa a Bussotti. Un punto di battuta, Capitan Lodi. Quirino, è da apprezzare lo spirito dell'Alitalia. Assolutamente, l'Alitalia ci sta credendo fino alla fine, hanno segnato, ci sarà anche un'occasione probabilmente per accorciare ulteriormente le distanze su tutti i modi, una partita straordinaria per quanto riguarda la sua grande classe, la sua età, la sua esperienza. Vediamo questo calcio di punizione. Parte Lodi che appoggia all'indietro, conclusione, e il pallone per la quinta volta esce fuori dallo stadio. Sono finite le spere qui al DLF. Quando mancano 2 minuti al termine di questa finale di ritorno dei play-out della Lega Calcio 8, ma Volpi ancora benzina in corpo e Calcaro qui deve anticipare una corrente d'Orazio. Manovra ancora l'Alitalia. Lodi appoggia sulla destra, Marilaro, ottimo il velo per Turoni, se lo porta sul sinistro Turoni, conclusione alta, pallone tra le mani di Galassi, lungo il rinvio, primo errore della partita di Volpi, probabilmente lungo qui il lancio pazzesco per Dorazio, era difficile l'aggancio. Il pallone finisce fuori. Calcaro. Barillaro. Cirilli col sinistro. Tiro cross di Cirilli. Pallone che finisce in fallo di fondo. Galassi per Fratini. Croce. Ancora per Galassi. Può vedere Zampetti, lungo rinvio di Galassi a cercare Volpi, agganci in corsa, difficilissimo, il pallone finisce fuori, rimessa all'Italia, quando mancano pochissimi secondi, probabilmente l'ultima azione della stagione di Cottini ed